ci eravamo tanto appassionati. Montelupo. Ecco la brucia di Montelupo. Monte del Tre Lupi. Due. Oggi vi portiamo in un meraviglioso. Oggi vi portiamo in uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Macerata. Da qui si perde in un orizzonte vasto di dolci. Scusa. Treia, città simbolo del. E dopo tutto. Scusa. Troviamo l'antica torre, risalente al XII secolo. Non mi piace, la rifacciamo. Comunque possiamo lasciare tutto qui, c'è bene sulla torre. E non lascio sempre qui perché non è che. E siamo qui, nella sala del costume e delle tradizioni popolari. Che ciò che non va. Due. Mondolfo. Scusa. E siamo qui, nella meravigliosa piazza di Mondolfo, dove possiamo trovare il palazzo comunale, la torre civica e l'orologio con i tre simboli in stile gotico. E siamo qui, vicino alla piazza di. No, cosa rifacciamo? Non. Siamo qui, nel cuore di Cingoli, nella piazza Vittorio Emanuele II, dove troviamo il municipio e la cattedrale. Municipio? E siamo qui, nel cuore di Cingoli, nella piazza Vittorio Emanuele II, dove troviamo il municipio. Sono intrecciata, scusa. Il centro storico di Amando è adagiato su tre colli, rifacciamola, ho detto adagiato. Puoi dire più forte? Vai. Sarnano, uno dei borghi medievali più affascinanti e fra. Come facciamo? Sarnano, oltre ad essere. Scusate, faccio questo stupendo borgo ondeggiato da montagne verdi e boschi. Questo tutto. E c'è la leggenda famosa qui. C'è la leggenda famosa qui. Qual è la leggenda famosa? Dimmela, perché io ne so tante di leggende famose. Quelli del, diciamo, del del viandante spagnolo che è arrivato, ma questa è una storia antica, però volevo sentirla da te. No, io non la so questa storia.